paracadutisti che dal cielo scendono proprio al centro del campo, accompagnati da un autentico boato e da un applauso sportivissimo dei 90.000 del San Paolo. È un prologo a questa giornata di festa, mentre mancano pochi istanti dall'ingresso in campo di Napoli e Fiorentina. Piccoloni, Napoli festeggia così il suo primo scudetto della storia. Davvero uno spettacolo indecifrabile, a parole non possiamo descriverlo, ma possiamo dire che una città ha cominciato ora il conto alla rovescia. Napoli da questa sera potrà gridare campioni d'Italia, è la vittoria della classe, è la vittoria della squadra più costante, ma soprattutto è la vittoria di una città, di una regione, di un pubblico che ha sorretto soprattutto nei momenti più delicati questa gloriosa società. I calciatori sembrano decisi, intanto dalle ultime notizie ora il pubblico sta salutando Rudy Kroll che prende posto nella tribuna centrale. Dicevo, per quanto riguarda le formazioni, Antonioni è regolarmente in campo per la Fiorentina, mentre nel Napoli ha dato forse soltanto Ferrara. Bagni è recuperato al posto del forte terzino della nazionale Ferrara, gioca Volpecina. Ed ora, quando il tabellone elettronico segna le 15:59 minuti, un'intera città comincia il conto alla rovescia verso un traguardo che è stato sofferto, ma che è stato davvero meritato. Primo tricolore, mentre lo stadio è letteralmente in festa per la vittoria dell'Atalanta nei confronti dell'Inter, vittoria che dà la matematica certezza ai partiti europei di cucire il vestito tricolore sulle proprie casacche. Ora sono 2:20 i secondi che dividono i partiti europei, mentre c'è uno sventolio di bandiere azzurre e tricolori, c'è un calcio di punizione per il Napoli e Maradona sul pallone. La Fiorentina dispone la barriera agli ordini del signor Pareto di Torino. Un'autentica apoteosi qui al San Paolo di Napoli, calcio di punizione per la squadra neocampione d'Italia. Napoli e il Napoli possono da questa sera gridare dal profondo del cuore campioni d'Italia. Maradona è pronto a calciare, cede a Giordano, tiro e pallone che termina di pochissimo dal palo destro della porta difesa da Landucci. La festa qui è già cominciata, il Napoli è campione d'Italia per la stagione 86-87. Il Napoli è campione d'Italia, uni tifosi vadono in campo, abbracciano i loro beniamini, da tutti Diego Armando Maradona, ha vinto una squadra, ha vinto una città, ha vinto un pubblico sportivissimo, fino al 90esimo, soprattutto nel periodo finale del primo tempo, quando il Napoli stava attraversando un momento delicatissimo dell'incontro, forse il momento più delicato.
teatro di questa meravigliosa stagione. I tifosi hanno incitato questa formazione, la squadra più costante della stagione. Il Napoli ha vinto meritatamente questo campionato ed ora i partenopei sono portati in trionfo. Ventolio di bandiere azzurre, dirigenti che esultano, tifosi che si abbracciano, giocatori che cercano di raccogliere l'affetto, di accogliere l'affetto dei propri tifosi. È proprio la festa di una regione, è la festa di una città che per lunghi anni, troppi anni, ha dovuto subire. Intanto Giordano verso la curva nord lancia un mazzo di rose, il pubblico resta composto in tribuna, gridando dal profondo del cuore, campioni, campioni. Ha vinto effettivamente la squadra più regolare, la formazione che dalle prime battute della stagione aveva dimostrato di essere la migliore. Intanto Ferraino è stato letteralmente circondato dai giornalisti della radio e della carta stampata. Ora si attende soltanto cosa farà Ferraino al termine di questo trionfo. L'ingegnere Corrado Ferraino, da molti anni dirigente, per 10 anni è presidente del Napoli, ha detto che in una intervista all'inizio del campionato che se dovesse centrare e vincere quel coso, come potevano chiamarlo i napoletani, per scaramanzia, alludendo appunto allo scudetto, se doveva vincere questo scudetto Ferraino si sarebbe dimesso. Ma siamo certi che ora Ferraino farà un nuovo appello, un nuovo proclama agli sportivi, dirà che soltanto quando conquisterà la Coppa dei Campioni. Molti gli sportivi accorsi da varie parti, da molte zone dell'Italia, naturalmente anche dal Golfo di Policastro. Peppino Crocco, proprietario della discoteca Pepis, festeggia in questa Napoli impazzita, tinta di azzurro con vessilli verdi, bianchi e rossi. Innanzitutto voglio salutare i radioascoltatori di Radio Golfo Sapri da Napoli. Ringrazio Pasquale Scalfaferri, ma siamo in un'atmosfera veramente bellissima. Cioè, bisogna essere a Napoli per vedere questo spettacolo che è unico al mondo. Uno spettacolo che tu poc'anzi dicevi trasferirai dove? Alla discoteca Pepis. Sabato faremo la festa dello scudetto, sabato prossimo. Un po' di pubblicità non fa mai male. Chi sarà lo scudetto d'onore? Non vorrei pensare male a Pasquale Scalfaferri.